Passiamo quindi alla seconda domanda: a quale temperatura precisa si toccheranno le due aste? Troveremo 116 gradi centigradi. Ovviamente ci aspettiamo più di 100 gradi centigradi perché a 100 gradi non si toccavano. È anche vero che se l'esperimento è fatto con il vapore che passa in queste due aste cave, 116 gradi centigradi non saranno raggiungibili con il vapore. Comunque vediamo come si effettua il calcolo. La somma delta L1 più delta L2 deve fare un millimetro. In questo modo le aste si toccheranno. Quindi scriviamo delta L1 più delta L2 uguale 1 mm, al posto di delta L1 e delta L2 scriviamo la formula dell'allungamento termico. Quindi lunghezza iniziale L01 del rame, dell'asta di rame, coefficiente di dilatazione termica 1 del rame per delta T. E lo stesso per l'asta di ferro, quindi la lunghezza iniziale dell'asta di ferro è L02, lambda 2, delta T. Delta T è la nostra incognita perché è di quanti gradi bisogna riscaldare le due aste affinché la somma dei due allungamenti, delta L1 e delta L2, faccia 1 mm. Possiamo raccogliere a fattor comune delta T, che è uguale per le due aste, e anche L01 e L02, in quanto le due aste sono lunghe sempre 400 mm tutte e due. Quindi mettiamo davanti alla parentesi L0, che sarebbe 400 mm, e quindi rimane lambda 1 più lambda 2 e delta T uguale 1 mm. Delta T abbiamo detto che è l'incognita, la ricaviamo con la formula inversa, 1 mm diviso L0 e diviso la somma dei due coefficienti, che è questa. Anche qui possiamo raccogliere Kelvin e sommiamo 17 più 11, 28, raccogliendo 10 alla meno 6 a fattor comune. Kelvin torna al numeratore, giustamente perché stiamo cercando un intervallo di temperatura, quindi un riscaldamento. Eseguiamo semplicemente il calcolo al denominatore e alla fine otteniamo circa 89 Kelvin, che quindi è di quanto deve essere aumentata la temperatura, si può esprimere anche in gradi centigradi, perché è un intervallo di temperature. Attenzione a non confondere questo valore con la temperatura finale alla quale si toccano le due aste. Questo infatti è di quanti gradi si devono riscaldare, non è la temperatura finale. La temperatura finale si ottiene aggiungendo 27 gradi centigradi, che era la temperatura iniziale. Quindi la temperatura finale alla quale le aste si toccano è uguale alla temperatura iniziale più il riscaldamento di 89 gradi centigradi, e otteniamo quindi alla fine circa 116 gradi centigradi.